Intanto qua sistemo il tutto prima. Ok. Al solito un saluto a YouTube del futuro, un saluto a Twitch ora ed un saluto a James. La zona dove eravamo arrivati. Una schifezza, a conti fatti. Un ammasso di morte uno dopo l'altro, cioè di morti uno dopo l'altro, una cassetta chiusa con 12 combinazioni diverse, una zona parecchio strana, strana. E vediamo che è complessa veramente come zona, sembra essere veramente complessa come zona, almeno è difficile, quindi cerchiamo di capire come uscircene mantenendo un briciolo di sanità mentale. Oh, merdage. Vediamo. Questa zona rispetto all'altra sembra un attimino merda. Io ho un colpo di pompa. Ma realmente vorrei evitare di usare quell'unico. Queste qua non mi devastano, cioè col coltellino. Ok. Cavolo, però le spalle funziona. Ok. Beh. Cazzarola, però è sempre più di una. Oh cazzo! E ti pare, ma ti pare sempre. Oh, maialaccio. Calma. Calma. Bevanda. La spengo la torcia perché li attira, quindi vorrei un attimino. Oh, oddio, questo buco. Questo buco. Ok. Colpi fucile a pompa 2. Molto molto bene. E qua è una shortcut che spunta praticamente da lei. Aia. La vedo. Madonna, come sta twitchando! Gira, brava. Teoricamente la becco di spalle. Merda. Ok, piano. Vai! Grande. Grande James. Questa è stata una grande mossa. Grande strategia. Una volta ogni tanto. Riusciamo a fare qualcosa. Ok. Adesso. Essendoci liberati di questa schifezza, noi siamo sul lato. Che è quel lato. Io continuerei di qua, facendo sempre estrema attenzione. Le scale, e che facciamo? Scendiamo? Non posso, saliamo di conseguenza. Ai ai ai. Devo tenerla spenta là perché. Oh, come danzavamo agitando le braccia. Ok,
I nostri corpi in perfetta sincronia e la musica risuonava, ma in ogni ballo arriva un momento in cui qualcuno deve prendere il comando e la musica diventò più forte, sempre più forte, martellante, penetrante. E poi, silenzio. Silenzio. Ah, queste sono le immagini. Ok. Salve. Com'è? A posto? Che cos'è? Strumento di forza. Questo è un il classico martelletto che danno sulle ginocchia per testare i riflessi, no? Quindi te lo devo dare sulle ginocchia. Aia, scusa. Io ho scippato un braccio. Gli ho tirato via un braccio. Ok. Scusami. Olla. Sento qualcosa. Sento delle presenze antropomorfe. Una dottoressa, certo. Infermiera. Vorrei prenderle le spalle. Sarebbe una grande roba. Ok. Però sento dietro di me qualcosa. Oh cazzo! Io gli vado dentro però. Ok, vabbè, dai, dai, è andata. È andata veramente bene, realmente. È andata molto bene, realmente. Va bene. Va bene. Ok. Tiè, un altro per sicurezza. Allora. Quindi, il discorso della torcia spenta funziona, funziona, aiuta. Qui c'è un muro da scassare, qui c'è un muro da scassare, qui c'è uno stronzo. Dai. Non ti fare pregare due volte? Che dobbiamo fare? Ah, ti vedo, eh. Madonne. Va bene. Chi è? Silenzio. Silenzio! Colpi pistola. Oh, madonna. Aspetta. Allora. Cos'è il Festival dello Stronzo? Festival dello Stronzo! Via quei colpi di bomba. Ok. Il muro da tirare giù. E pensaci solo questo qui. Aspetta, 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 aspetta. Non dovrebbe esserci altra roba realmente, però. No, del cavolo. Ah, no, bevanda. Vabbè, cura, quindi, ok. Bene, accetta. Di qua. Il buco. Per finire dove? Io manterrei sempre sta torcia staccata realmente. Dai i suoi frutti. Dai i suoi frutti. Ok. Giù. James, scendiamo. No, il sicuro, sicuro, 2000% c'è un manichino lì dietro. Oppure, t'ho visto comunque, stava correndo. C'era uno che correva di là, ok. Ma lì, no? Ma sento, 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 sento presenze. Non me la si conta giusta. Ok, intanto. Che cosa sto sentendo? Allora, quella è il tubo. Quindi è affrontabile realmente. Dai.
E se ti prendo di spalle facciamo jackpot. Ok. TF! Sulle corna. Boom! E via. Che non sanguini? Dov'è il consiglio visivo? Eccolo. Forza. Hai che dato? Ok. Questo sbocca. Ok. Sta andando alla grande, decisamente. Allora. Riorganizziamo castello mentale, castello mappa mentale della situazione. Sono appena sceso, ristorante self-service. Ok. Però ancora sento ecco, benissimo, ok. Se stai fermo in quella posizione mi fai va cazzo. Ed in grande piacere, ma la vedo così per caso? No, non la vedo. Devo sfruttare la telecamera per... No, Tanaeva, girati. Non di qua! Non di qua! No, non mi hai visto. Ma puttana miseria! Va bene. Ulla! James, però lo dobbiamo colpire il nemico. Ormai la luce. Madonna. Ok. Ok. Ah! Ok. James, il nemico! Via! Cazzo, sono dure! Yeah! Non ci ri pro. Sento suoni? Oh no 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 no! No, loro no. Questi no. Questi decisamente no. A terra. Ok. Fino a quando non devo arrivare ad usare i colpi del pompa? Perfetto. Perfetto. Mai doie! Chia. Va bene. Cura. Sentito. No? T'ho sentito. Ti ho sentito. So che sei qui. Più o meno. Sta zona è tosta, 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 tosta. Allora, ok. Ah, qua dove c'era la scala? Era uno shortcut. Ok. Quindi, qua come sta andando a livello... Ci siamo. Proiettili pistola. Projectiles. Pistols. Oh lo 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 lo. Niente, ormai li ho percepiti. Ormai ce li ho. Ormai ce li ho. Sono sempre in situ in postazioni, in situazioni veramente scomode.
posizionati apposta, appositamente per dover rompere los cojones e che dici che non ce n'è un altro qui dentro? Li sento. Vai, 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 vai. Ok, girati. Girati. Fammi questo piacere. E girati, cazzo. No? Aspetta, magari io riesco a... Non è che magari... Oh. Oh, no, no, no. Niente. M'ha sgamato. Cazzo. Va bene. Affrontiamola. Due. Tre. Madonna. Ok. Com'è possibile questa cosa? Quante volte devi attaccare? Fammi capire. Grandissima stronza. Ok. Bam, niente. Yeah. E vaffanculo va. Mamma mia. Ci vorrebbe un proprio... Ci dovrebbe chiamare qualcuno per quel cesso. Un'altra siringa, ok. È perché stiamo utilizzando le risorse in maniera veramente intelligente in questo momento. Non mi sarei mai aspettato di dirlo. Gestione intelligente delle risorse. Quasi, quasi perfetta. Allora, ecco, me la sono tirata. Dispensa. Ma non mi sembra ci sia tanto altro da fare qui realmente. Allora, no, non penso proprio. Ho preso lo strumento di forza e io proverei a questo punto a, tipo, tornare in quella zona malefica. E avendo anche questa quantità di colpi per il pompa, forse lì un colpetto di pompa. Beh, si potrebbe anche sfruttare una certa. Dov'è? Qual era la zona? Allora. Ah, sento sempre però qualcosa di non piacevole. Mi sto perdendo? No, di qua, ok. Quindi le scale erano qua, si scende. E con difatti mi sa che devo andare per forza da quel lato. Questa è chiusa, ok. Volevo provare a dare un altro colpetto. Ma niente. Qui che c'era? Ah no, qui semplicemente il buco che mi portava da quest'altro lato. Questo suono semplicemente il cesso che gorgoglia. Gorgoglia? Gorgoglia? Brulica? Bah. Allora. E siamo tornati qua con un... Dov'è? No, non ce l'ho più il... Giusto, non ho più il... L'ho usato sul manichino. Salvo, salvo. Cosa santa. E non ho più il martelletto, per, lo strumento di forza perché è stato usato sul manichino e, che ha lasciato un'apertura. Quindi penso di dover comunque andare da questo lato. E cercare un attimo di capire
Entrare qua dentro. Bella. Bella sfida. Bella sfida. Boh, vediamo. Io credo a sto punto che il modo migliore per liberarmi di questa zona infausta, infame, è purtroppo l'utilizzo dei colpi di pompa che mi ritrovo. Almeno con le infermiere, perché sono quelle là bastarde, non sono quelle scarsocce. Quindi il piano è... Dov'è? Uno. Oppure aspettate, magari questo. Aia. Ok. Voglio fare un tentativo a... Magari... Okay, se muoio, vabbè. Sono sempre qua. Ok. Ora dovrebbe esserci il manichino. E oltre al manichino un'altra di queste con il coltellaccio. Teoricamente. Quindi io prenderei questo. Questo lo ric... Non lo ricarico, stavo scherzando. Che scarico. Qua c'è il manichino. Però un colpo sempre lo devo mancare, proprio è un evento canonico. Qua, colpi di pompa, 3 addirittura. Bella, bella, bella cosa. Davvero bello. È andata molto meglio. Ok. Però me ne ricordavo un'altra di queste bastarde. E di nuovo lì a guardare, questo l'avevo letto molto velocemente considerando la situazione problematica. Ok. Chiave dell'ufficio del direttore, ok. Ah, questi suoni. Nessuno lo sa. Nishin 2. Cos'è questa sound molto... No. Dov'è l'ufficio del direttore? No, aspettate, calma, 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 se non devo per forza... Se non devo per forza stare io a rompergli le balle, voglio dire, perché farlo? La salviamo. Come sempre, cosa buona e giusta. L'ufficio del direttore in questa dimensione, dov'è che sta esattamente? Ok. Devo tornare dall'altro lato, ma qual è quel lato sempre? Sì, che cazzo. Vabbè. Quindi da questo lato in ogni caso. E fare tutto il giro. Quindi comunque beccare la dottoressa. Ma se la evitassi completamente? Si è girata di spalle. Ok, l'occasione della vita. Della vita! Ok. Non so perché ha avuto questo momento di defiance dove ha mollato completamente la preda. Bah, meglio per me. Oh cazzo. Com'è messa? Ok, si può fare. Ok. Beccarle così è terapeutico, perché le togli in un modo rapido rapido, indolore. Cazzarola. Questa è la via. Questa è la via. Allora, dicevamo, l'ufficio del direttore è questo. Questo è un muro da... No, stavo scherzando. Ok. E qui dentro abbiamo... Oltre che morte... Questa è sempre la stessa. Ok. No, non funziona, ok. Allora.
Nota. Non ci sarà mai più dolore. Ah, me lo auguro, dai. Male non sarebbe. Una scala dentro l'ufficio messa in una posizione molto particolare. Va bene. Buio completo è diventato. Ok. Via. Aia. Salvataggio. Cos'è? Non fa nulla. Ok. Ho di nuovo trovato 0050 nella stanza dell'elettroshock. Stavolta ho controllato. Non era in lista per il trattamento. Possibile che ci sia arrivato da solo? Come faceva a sapere come accendere il dispositivo? Qualcuno la pagherà per questo. Manca poco. Succederà. Deve. Che cosa? Facciamo tanto i mysteries. Oh. Oh, Madonna. Faccio accendi spegni con sta minchia di luce perché non mi fido e faccio bene. Entra e cerchiamo di capire. Allora, io penso qua dentro, sì, quelle di spalle, quello striscia, libererei questo. Merda. Ok, non mi ha vi visto, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto. Però colpiamola, James! Via! No, ho fatto una cazzata. Ok. No, la combo, la combo, la combo, non me l'aspettavo. È andata un po' di merda qui, eh. Siringa purtroppo. Ok. Spegno per. No! Vabbè. Ok. Olla, olla! Yeah. Ok. Guarda in che posizione comoda si è messo. La signorina. Le gambe sono sempre le gambe. Allora, di qua c'è un cavo. Non sento la radio, quindi fin quando la radio non va, lasciala andare. No, non faceva così la. Non era così, giusto? Vabbè. Finché la radio va, lasciala andare, finché la radio va. Quindi. Dove siamo? Ah, ok. È dove normalmente dovrebbe esserci Laura con l'abster, con le labbra di carne. Stavo dicendo Abstract Daddy, che è l'altro boss che poi si incontra. Questo? Generatore. Ho acceso, mi sa, il discorso quello per l'elettroshock? Labbra di carne sarebbe poi l'altro boss, quello.
Nello G effettivamente si incontrava qui. Credo sia diversa. Non si vede una sega. Accendiamo la torcia, James. Ok. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Vabbè, prendi sta nota. Non avrò pace finché non saranno risolti. Non avrò pace. Non posso fermarmi. Non so più come fare. Non so più come. Ok. So più come fare. Ok. Dietro il direttore. Di qua. Ma credo di dover tornare semplicemente all'elettroshock. Non c'è tanto altro. Quindi torniamo. Com'è che ci si tornava? Di qua. Yes. Wow! 9? 9659. 9659. Poltrona per chirurgia. Colpi di pistola che non avevo visto. Ma 9659 e mi sa uno dei codici. Ok. Il problema è che dopo che lo metto, quindi qualcosa dovrà succedere, perché a livello di zone. Beh, ora vediamo. Quindi provo a metterlo. E mi sa che è questo, sì. 9, 6, 5, 9. Non è questo, quindi questo. 9, 6, 5, 9. Era questo. Ho sentito qualcosa dietro di me. Tra l'altro. Ah no, ma mi sa che era solo il lucchetto. E quindi allora, intanto salvo. E ok. E qui ci siamo. Dopo aver salvato. Ah, forse. Qui. Qui ci si poteva andare? Perché mi ricordo che qui c'era una parte appunto, diciamo, inagibile. Cazzo, non ci si poteva, ora ci si può. Merda, però c'è roba. Ok. Manteniamo sempre un certo profilo. Pesto però. Ma stare al buio pesto non aiuta così tanto la visibilità. Vedo una minchia. Diciamo che non vedere una minchia non è proprio un gran modo per muoversi. Un minimo devo pur vedere. Questo è. No, 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 che mi sembrava. Lì ci si può saltare. Cioè praticamente si deve rifare tutto l'ospedale in versione altro mondo. Interessante come concept. Oh, madonna, ma è tutto buio qua. Non c'è un filo di suono. Questo. Ok. Ho fatto una cazzata per caso? E mi sa che ho fatto una mezza. Come fai ad essere.
fanno a stare in piedi con un colpo di pompa? Scusate. C'è. Colpo di pompa, eh. Porca. Allora, non si può spostare più. Ok, quindi comunque doveva succedere questa cosa. Sì, però cazzo. A sapello. Oh, madonna. C'è un muro da rompere, colpi di pistola. Oh! Ok, uno di questi. No, però colpiamolo per favore. Cortesemente, via. La radio non va più. Facciamo passare qua il lo schifo. Oh, un altro di questi flashbacks. Colpi pistola. E questo credo sia una shortcut. Quella da dove si è saltato, infatti. Allora, io l'unica cosa da poter realmente fare, mi sembra, ricontrollando un attimo. Eva però, stavo per dire, credo sia il muro da tirare giù. Questo mi sa che era già posizionato qua e prima non l'ho fatto scattare con la luce. E infatti era già messo qui, va bene. Il muro comunque, sì, il muro. E tiriamolo giù. E via. C'è qui. Allora abbiamo. Portalo a spegnersi. In che senso, scusami, gli devo sparare? Al 1, 2, 3, 4. Non so se ha una logica, un senso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pillole. Metà colore, gialle e bianche. Oddio, che cos'è questa, questo... Allora, partalo spegnersi, in che senso? Uno, due... Qual è il... Cosa... È un anno che mi osservano, mi hanno dato così tante pillole. Quando l'ora fa rumore, tremo ogni volta che cala l'oscurità. Tremo ogni volta che cala l'oscurità. No. Qual è il ragionamento? Più che altro non mi sembra di poterci fare realmente cose. Guardalo spegnersi. C'è l'orologio che indica sulle due. Sei pillole abbiamo detto. Due. Cosa diceva la nota? Allora devo prendere ogni volta. Ok. È l'altro codice.
1, 6, 2. Allora, 1, 6, 2, o è 4 o è 2, perché quando... 1, 2. 1, 6, 2, 2 oppure 1, 6, 2, 4. Cioè, non c'è tanto da... Ma vediamo. O è uno o è l'altro, cioè non... Dove sto? Dove sono? Sono perso. Cazzo. Devo ritrovare la porta, quella che ho sbloccato. Qua, ok. Eh sì, o è 1622 o 1624, cioè, vediamo. 1, 6, 2, 2. Mamma mia. Mamma mia. La catena è andata via da quel lato? E cazzo, non ho fatto attenzione. Allora, intanto salvo. Però non so cosa si può essere liberato. Ogni volta sembra sbloccarsi qualcosa. Non ne ho idea, proverei da questo lato. Forse l'ascensore? No. Questa è sempre chiusa. Da dove... Allora, realmente, se a destra, a questo lato non mi sembra di aver realmente fatto qualcosa. Quindi io penso di dover fare qualcosa di qua, da questo lato. Allora. Magari posso andare sotto. Sta minchia. Questa è sempre chiusa. Sopra magari. Perché c'era questo... Dov'è? Intanto questo cos'è? Vabbè, sempre l'immagine, ok. Perché qua c'era questo. È l'occhio, ma non saprei... Perché io credo di dover trovare qualcosa in zona, qui, che prima non ho trovato. Quindi non ho esplorato bene. E magari tipo un'altra di queste pareti che si rompono, magari sono proprio stronzo io di natura. È strano che non ci sia nulla. Alla fine mi ha semplicemente fatto usare il martelletto, ma poi che fai? Scendi e non fai niente? Ah. No, 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 no. Non la racconta. Minimamente giusta. Minimamente. Allora, con attenzione maniacale, bisogna ricontrollare più o meno la zona qua e capire cosa può essere mancato. Che cazzarola fai, scusami. Tutto a posto? Questa c'era entrato, per esempio. Sì, perché questa è aperta. E qua? Ah, però sento suoni. No, è il cesso. È il cesso che... Il famoso cesso che gorgoglia.
Ah! Qua, robe. Chiave della beatitudine? What? Ok. Non sembrava tanto della beatitudine, però vabbè. Guardare la forma. Ti sembrava tutt'altro. Occhio vivo al massimo. Un altro di questi pezzi di culo non me li accollo. Ficcare nell'occhio. Non lo so, pensiero. Sembra brutto come pensiero, però a pensarci sembra anche essere l'unica roba fattibile, effettivamente. Provo ad andare a ficcarglielo nell'occhio, ok. Va bene. Ok, vediamo. Dove sta? Qua. Ehi tu! Ah! Scusami. Dai. T'ho fatto niente. Perfetto! E questa apre l'ultima serratura. Minchia. E stavolta è andata alla grande. Cioè, si è recuperata praticamente tutta la parte finale della scorsa live in questa maniera. Ok. Io salverei intanto, che non so cosa può capitare utilizzando quest'ultima chiave. Quindi, piccolo save. E via. Magari non ci confondiamo, James. Ok. C'è niente. Tutto sto bordello. L'ostia in bocca, cos'è? Cos'ha? Ok, il tasto per l'ascensore. Sì, meno uno. Ah, è seminterrato. E la signorina qua? Non si può fare comunque altro. Ma richiede qualcosa. Lei è un angelo che nessuno vede, solo io posso vedere la signora della porta. Loro non possono camminare sul suo ponte. Difido il peso delle loro colpe, li fa cadere. Come orridi e rigonfi cadaveri, i loro peccati le divora. Peccati e peccatori, allo stesso modo lei mi salva. Lei è un angelo. Ok. Signora è un angelo. Ok. Il tasto per il seminterrato. Let's go. Che cazzo? Welcome to another exciting edition of Trick or Treat, where you answer our questions correctly and win a prize beyond your wildest dreams. Or you fail to answer correctly and receive the punishment. It's all in the hands of our lucky contestant, James Sunderland. James, are you ready to play Trick or Treat? Ma in che senso? Excellent. Here's your first question. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave.
How many souls were lost during the plague? 1, 42, 2, 67, 3, 85. No chance, sir? Well, you better hold on to it. You never know when it might come in handy. Mi sono anche scordato. Now, on to the second question. Follow Sanders Street heading east and further on to the outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumber yard and the cemetery. What is the name of that road? 1. Bachman Road. 2. Munson Street. 3. Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Locane. But Billy Locane. What was the name of the other victim? Oh, cazzo, l'avevo letto, mi sa. Miriam. 2. No, Ether no. 3. Miriam. Miriam Locane. Sì, ho capito, ma le altre due. Vabbè. Ma che vuol dire? Ma non ho dato. Non ho dato nessuno. Ok. Ma non dovevo memorizzare sto discorso e veramente perché non. Ok, boh, vabbè. Tempo. Ok, salvataggio. E questo era il seminterrato. Ok. Qua al solito. Allora. C'è una dottoressa. Infermiera. Prenderei, se possibile, alle spalle. Bam! Boom. Ok. E lei era uno. Oh, porca puttana! Ok. Bevanda. Mamma mia. Oh, mamma mia. Schifo. Con quale? Ma cos'è? Allora. Colpi di pompa. E fra un po' più colpi di pompa che colpi di pistola. Cazzo. C'è un manichino. Come? Ma non era di nuovo lui? Non è possibile. Ah. Ah. Vabbè, se era questo. Allora, un attimo. Un attimo. Io da dove sono arrivato? Da qua. No, non è vero, non sono arrivato da là. Che cazzo sto dicendo? Mi sono perso! Mi sono perso! Sono arrivato da qua. Ok. Qui. Che roba c'è? C'è lo strisciare.
Posso passare? Oppure... Ok. Oh, Madonna. C'è questo effetto nei particellari, sicuramente perché la modalità prestazioni, giusto? C'è questo effetto quasi blurrato, quasi, no? Ok. E qui secondo te non ci sono problemi? Ho visto. Vabbè, qualche colpo l'ho mancato, va bene. A questo punto lo colpisco perché non mi fido più. Che okay, 6 colpi. Cosa? Ehi, vorrei capire cos'è. Oh merda, no, è lo sboccatore, va bene, vabbè, fino a quando sono questi. Però che bella posizione, eh. Certo, sotto gli scaffali. Siamo furbi noi. Dove sta? Quello si è rialzato. No, ma non sto capendo. Non riesco a capire il concetto, il quale minchia di motivo si stiano rialzando questi stronzi qua. Che non bastano più 4 colpi di pistola più mazzate a terra, cioè non capisco. Va bene. L'altro si entra qui dentro. Colpi pistola. Piano. La vedo. Allora. Solito vorrei prenderla più o meno di spalle, se possibile. Sia un attimino, signorina, sia un attimino. Ok, incastrata. Yeah. Non ci prova più. Allora, qua. Cosa abbiamo? Si salta qui. E sono dall'altro lato. Ok. Voglio stare più in questa dimensione. Cos'è? Anello di rame. Alla signorina? O oh no? Mary! James! Mary! Oh, Maria, I thought. Ah, Maria. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway! What do you mean, anyway? Comunque. I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. So what about Laura?
You found her? Yeah, but she ran away. What? We have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone, and I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Come on, let's go. Non la racconti giusta, nemmeno tu. Però Borace effettivamente arriva lui a dire: ah vabbè, comunque sei viva, c'è, nel senso, ah vabbè, sei viva, ok, ci sta. Proprio il livello è quello, ecco. Allora, almeno sei viva, dai, vabbè. Quindi L'anello, quindi vuol dire che dobbiamo tornare alla signora e metterglielo, l'angelo, la signora Angelo. Non la signora Angelo, cioè nel senso la signora non si chiama Angelo, giustamente, però la signora Angelo, l'angelo, figurativamente, l'angelo. Ecco, chiamala così, più ok. Cos'era? Siringa, grande. Perché vai lì? Perché sei stato questo primo piano? Perché sai dove devi andare? Vediamo. Seguiamo Mary. Maria, scusate. Sta piovendo. Maria. What are you talking about? I'm trying to keep things light. La piscina, questa dovrebbe essere, sì, la piscina. Oddio, quello che doveva essere la piscina. Non devono sapere. 13. Aia. Ok. Scusa. Allora. Cos'è quello che pensi? Ah. Aia. Perché la dovrebbe aprire? Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? Ah, magari. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Oddio, no. Sembra ci abbia messo tutta sta gran forza in più. Poi, ok. What's this? Ah. Not very cute, is it? Here, why don't you take it? Thanks. Ok. Anello di piombo. So, ma dimmi adesso. Come on. I think I know where those rings belong. Ok, quindi due, erano due. Quello di rame e quello in piombo. Ok, però aspetta. I pazienti diventeranno la diagnosi stabilita. Diventeranno la diagnosi stabilita per loro quando guariranno, in quanto il mio obiettivo è sempre per tutto il personale, soprattutto quando i sintomi diminuiranno con un trattamento efficace. Ok.
Va bene. Avviso confuso. Sì, diciamo che è scritto in un modo un po' particolare, ecco. Avviso confuso. Allora, stando dove siamo, ovvero dove siamo, un salvataggio, ok? Si salva. Mi piace James che guarda proprio il... Che poi che cos'è un'agenda? Sì, un libretto sempre. Dove siamo qua? Cos'è quello? Sala ricreativa che... Ma io se dovessi andare... Qui cosa c'è in effetti? Ma cazzo, ma qua non c'è uno stato. Oh madonna, ma queste si aprono tutte? E questa stanza? Devo sperare non ci siano nemici con lei. Ok, l'ascensore, quindi si può tornare. Qui che c'è? Cos'è questo? Questo che cos'è? No! Mi ha sboccato addosso. No, ma non posso interagire più. Ma non mi dire che era... No, ma non mi dire che era una roba unica. Cioè, una botta e via. Ma come faccio a... Ma dai. Ma serio? Ma che cazzo? Vabbè. Sti cazzi. Sarà poi per il... New Game Plus. Però che stronzata. Che dici tu? Niente. Sei accecata dalla mia luce. Luce, luce sia, luce fu. Quindi si torna al 2? Era il 2? Mi sembra. Aia. Non mi ricordo, mi sembra fosse il 2. Sì, ok. Allora, si salva. Anche qui. Non fare domande, non fare domande. Non chiedere. Ok. E si piazzano gli anelli, quindi? Eh sì. Ai. Wrong. I thought you wanted to get out of here. I know. It's just something doesn't feel right. Come on. A tutto doesn't feel all right. Cioè è finita. Ah, vabbè, un messaggio. Niente più malattie. Biglietto inquietante. Un altro salvataggio nel dubbio. Salviamo qui a sto punto. Via. E via. Cos'è questo luogo occulto? Ah, merda, c'è. Ci
chiusa. Stammi vicina, Maria. Salvataggio. Che era? Oh merda, Maria, devi correre. Devi correre. Date le gambe. Ma che corsa atletica, Maria. Oh porca puttana, James. Oh merda. Maria alla Ashley. Ha il modo di correre di Ashley, comunque. Tutte in questa maniera corrono. Com'è possibile? Vi riconoscete in un unico gruppo? Oh porca puttana. Ce l'ho dietro, beh. Lo sento, porca merda. L'ascensore, dai. Ecco. Come on, hurry! Qui è la lancia. Merda. Aia. Mi sa che Maria ci ha lasciati. Porca miseria. Si è fatto lo spiedino, Pyramid Head. Ha lasciato le penne. Poraccia, però. Però, James, in tutto questo, ha avuto una reazione così... Così poco emozionale, così poco reale, se vogliamo. Perché ho avuto un attimo, più che altro una minima realizzazione. Ma non ha dato nessun segno di reale tristezza per la cosa. Cioè, un uomo devastante. Porca puttana che... Che gestione mentale. E oddio, lì si esce, mi sa. Cazzarola, lì si esce. Aspettate. Qua non si può fare niente. Un altro salvataggio. Cazzo, ha avuto un suo effetto. Ha avuto un suo effetto. Beh. Indaga. Ah, merda. Chiave d'ingresso dell'ospedale. Ma io volevo leggere prima. Vabbè. Laura! Stava correndo. Il potenziale per questa malattia è in ognuno di noi. È... In determinate circostanze, chiunque, uomo o donna, passerebbe come lui dall'altra parte. Forse l'altra parte non è il modo migliore per descriverlo. D'altronde non esiste un muro tra un posto e l'altro. È lì dove si incontrano sogno e realtà. È un posto vicino e distante al tempo stesso. Alcuni sostengono che non sia neanche una malattia. Non sono d'accordo.
Sono un medico, non un filosofo, uno psichiatra, a differenza del direttore. Ma talvolta devo pormi una domanda. È vero che per noi i suoi pensieri non sono che invenzioni di una mente malata, ma per lui non esiste un'altra realtà. Inoltre è contento dove si trova. Perché dunque, mi chiedo, dobbiamo trascinarlo nel doloroso mondo che è la nostra realtà al fine di curarlo? Ma lui in tutto questo, di chi si sta parlando effettivamente? Chi è questo lui? Questo, che è questo suono? Perché c'è questo lui continuo che viene in questi documenti, viene riportato, ripreso, però non viene poi realmente indicato. O nominato, non ha un nome, è un lui. Bah. Si esce al buio, nella notte, nella pioggia. Ecco. Oh, cazzo. Ma tu mi stai dicendo che io devo più o meno esplorare tutto? E allora c'è un bel po' da esplorare. Oh, cazzarola. Vieni. Via. E se si deve esplorare un po'. Ok. Io sento diverse situazioni. Buio pesto comunque. È notte. Ci mancherebbe. Oh, cazzo. Io sento gli scarafaggi. Tua madre è proprio una gran scarafaggia. Ah. Due? Buttate così? Questa si potrebbe anche prendere alle spalle. Ho fatto una cagata. Questa, se riesco, posso anche pensare di... Sto cazzo, James. Ecco qua. Come dinosauri, non ti sente? Però sento... Non ci sto. Non ci sto. E come T-Rex. Non ti vedono se non ti muovi. Non respirare. Ok. Ah, veramente, cazzo. Stronza. No, l'ho preso davanti. Ho fatto una stronzata. Il palo nel mezzo! Yeah, vabbè. Uccidimi. Uccidimi. Si poteva gestire veramente in maniera diversa. Va bene. Oppure potrei anche semplicemente prendere quello che c'è e saltarle alla fine. Perché non mi sembra che... Se mi devo fermare per ogni merda di nemico che poi... No, no, si può fare, si può fare. Cioè, posso direttamente skipparle, secondo me. Quindi usciamo. Dove sono? Dove minchia mi trovo? Qui, ok. Oh, madonna, James. Por favor. Questa cazzo di chiave. Ok. Vabbè, schippa. Ok. Vabbè, leggiamo magari. No? Situazioni diverse. E via di nuovo. Porcaccia miseria, via di qua. Ok. Ma di nuovo sti stronzi. C'è lo strisciante qua. E via. Mi sbocca al solito. Guardare che magari c'è lo scarafaggetto qua in zona. Eccolo.
ma visto, non sembrerebbe. Io delle due preferirei prendere alle spalle quella col coltello, comunque. Per come sono messe, potrei colpirle tutte. Va bene così. Va bene così. Ah, buttanazza! Ma sarai stronza, no? Colpo di pompa in faccia, comunque, eh? Un colpo di pompa in the face. E al solito... è come se non l'avessi colpita, praticamente. Ma è incredibile sta roba. Cioè, ha dell'incredibile, comunque. Pure? Ne valsa la pena? Sì, perché comunque... Oddio, ho buttato due colpi di... Buttato! È stato uno scambio, mettiamola così. Dov'è sta cazzo de bratta? Perché ne sento... C'è una bratta, per forza. Ha rotto i coglioni, va bene. Ah, lì non si può fare più nulla. E fin qui... ci siamo. Io onestamente... seguirei le luci. Quelle poche luci che ci sono. Per orientarmi un minimo. Magari nelle macchine. No. Ok. Porca miseria, fa un suo effetto pure, di notte. Oh cazzo. Non dirmi che m'ha visto. M'ha visto. E questi purtroppo... questi col cazzetto di tubo qua sono problematici. C'è un altro. Un'altra. Ah, ok. Ok, porco, questa porta c'è mai stata in queste... Ah! Mi sono cacato. Tiè. Stronzo. Oh. Ovunque. Ah, no. Ravaggio, ce n'è uno strisciante, ok. Esci, t'ho visto. Stronzo, tiè. E via questo. Allora. Colpi, t'ho visto. 5, grande, cazzo. L'ho recuperato i colpi del manichino, praticamente. Dove sono? Ok. Vabbè che tante aree, infatti, sono inagibili, quindi... si riducono comunque le varie situazioni. Che cosa c'è? Sento. Oh merda. Ok. Caduta, dai, un momento. Ok. Dovresti essere morta. Lei sì, ma qualcun altro c'è comunque. Sembra però uno scarafaggio dal suono. Che cocco. Oh, 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 oh. Ok. Sì, è uno... merda. Porca Eva! Merda. Via. No, eh. Questa cazzo de bratta mi sta dando più problemi del manichino. Dove sta? Non ho parole. Non il manichino. Ok.
siamo capiti. Allora, colpi di pompa 1. Muro da rompere. Muro da rompere. Io però non ho visto. Aspettate, da quell'altro lato, perché possibilmente questo risulta essere la zona principale. E qui magari. Oh. Cosa? Vado, partono sti suoni fortissimi. Ok, una brattina. Basta. Non è vero! Lo sapevo io. Madonna, il range, per favore. Voglio imparare a combattere fisicamente? Stavo scherzando? Non voglio più imparare? Stavo scherzando tantissimo. Era proprio un... un'idiozia. Merda! Vabbè. Niente, ormai questo... la la, baby. Ok. E niente. Non vorrei morire per ora. Puttanazza e vazza, guarda. La vazza. Devo usare la siringa. Colpi di pompa. Lo scambio è stato più o meno equo. Oddio, sei colpi di pistola. Sì, sì. Le cure si trovano alla fine, ma anche i colpi, cioè non c'è questa mancanza, quindi... Ah, Jake, ok. Aspetta, controllo un attimo. Ok. Salvataggio, meraviglia. Piano. Colpi pistola. Cura? Siringa, ho recuperato praticamente la siringa. Boh, vabbè. Si salva. Ok. Oh, Laura! Basta! Ui. Ma credo. Ha visto? Ha visto? Oh! Facciamola passare un attimo. Possibilmente non mi ha visto. Ok, sta tornando indietro, perfetto. No! Doveva andare così. Non lui, non lui! Io non ho le minchia di parole per descrivere quello che è appena successo, comunque. Va bene. Poteva andare... Allora, in base a come poteva andare, è andata benissimo. In base a quello che poteva succedere, è andata benissimo. Va benissimo così. Certo, però sto cazzo di manichino messo lì... evitabile. Ok, questo si deve spostare qua. Ratte al solito. I brattoni di Fallout. Ah, questo era Notte del Paradiso. Che bello, chiuso col mio pistola, vabbè. Ok. Spostiamo. Perché partono sti minchia di suoni? Dove sono? Randall Street. Allora, a destra praticamente si chiude completamente la strada. Ai, spegni. Ok. No. Ok, madonna, meno male. Thank you.
No. Ok. Ho sentito qualcos'altro. Destra. 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 Oh merda. Ah vabbè, uno sbocchino. Ma che cazzo ha fatto? Ha sparato proiettile proprio, è partito. Mi ha colpito. Ma come mi ha colpito? Ma non ho parole. Vai via, va. Oh cazzo, aspetta. E se vado di qua, ok, vado avanti. Ok, ok. Quindi un attimo. Da questo lato. Da questo lato. Ah, colpi di pistola. Sulla ruota, i colpi della pistola. Particolare come posizionamento. No, vabbè, devo andare per forza al diner. Ok. Allora. Ti vedo. Girati. Girati dall'altro lato. Dite che mi ha visto? Mi ha visto. Ok. Puttanazza. No, no, no. Porca Eva. Non solo lo spreco di colpi qui. Non solo lo spreco di colpi, ma la siringa utilizzata. Vabbè. Cioè, oddio, 5 colpi, però. Avrei preferito quello vivo. Ma dovrebbero essere finiti. Ancora. Beh, mi mette ste cose e poi sono chiuse. Ma che senso ha? Cosa? 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 Il jukebox, stai tanto calmo. Che succede? Riprenditi. Ok. Ok. Spalle. Ah, si gira. Non ci arrivo. Vedi, sì, però c'è lui anche. Un attimo, molto calmo. No, lo sapevo io. Ma se devi essere stronzo, forza. Torna, 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 torna. Yeah. Delle chiappe, amico. Quindi di qua che c'è? Colpi. Madonna, ma guardali! Però aspetta, se io non... Se teoricamente io non uso torce, loro non si alzano. Perché questo cambio di inquadratura? No, che okay, loro non. Loro sono attratti dalla luce effettivamente. Quindi se io non gli rompo i coglioni in quel modo, loro non rompono i coglioni a me. Ok. Tutto tanto buio, eh. Live, sì, si vede giustamente buio. Perché è buio effettivamente, quindi
lamento sempre per quelli, perché non... la radio non ha effetto su di loro, quindi di conseguenza è una sorpresa sempre. Allora. Qui. Oddio. Si sono sprecati. Aia. Di qua. Vediamo. Allora un attimo che... Allora, ok, siringa, ottimo. Monnezza, vabbè, classica. E di qua? Laura! Laura, please, niente, proprio non... Ok, di qua. Madonna, il buio. Ma non si vede niente! Con la torcia accesa non si vede nulla. Cos'è? Cos'è questa cosa? Ok. Laura? C'è un salvataggio lì. Where did she go? Sta un po' rompendo i coglioni, eh. Oh, sta un attimino rompendo i coglionazzi. Colpi pistola e salviamo. Sta stronza. Colui che non ha il coraggio di farsi guardare da oltre l'abisso, non ha il coraggio di guardare dentro se stesso. La verità può essere scoperta solo andando avanti. Segui la mappa. Ci sono una lettera e una chiave. Biglietto sulla mappa. Ok. Cosa? Ok, uno scarafaggino. Via. Beh, quando sono loro... Colpi pistola. Allora, facciamo attenzione perché qui è tutto più o meno devastato. Oh. No, era a terra, che stronzata. Vabbè. Okay. Ok. Oddio, si vede poco. Sento... Ah! M'ha visto, beh? M'ha visto? O non m'ha visto? Boh! Forse no. Oh sì. La vedo un po' confusa. Mi sa che mi ha visto benissimo. Cazzo, mi ha visto. Ok. No. Via. Colpo. Ok.
Questo più o meno è il modo migliore per combatterle, o comunque tirarle giù facilmente. Beh, colpi pompa di lusso. Ok. Mi piace questa componente. 4 Siranghen! Stavo per dire, mi piace. Porca puttana! Se mi. Ok, fai parlare. Grazie. Dicevo, mi piace questa componente quasi. Non open world. Però che ti permette di entrare in, nelle varie zone, in ogni caso. Una semi-libertà. Ma qualcuno direbbe. Di Evil Within 2. Bah. Collegabile. Collegabile a quel discorso. Però alla fine ci sta. Cioè, è una cosa. È Silent Hill. Cioè, non è tanto perché. Yeah. Però aspetta, io potrei entrare qui dentro. Fare cose esattamente. Ma intanto però vorrei liberarmi di questa signorina qua. Se riuscissi magari a. Al solito colpirla alle spalle, sta twitchando. Ok, perché non è niente, non è andato, non l'ha preso come colpo alle spalle per un motivo o per l'altro. Si può eliminare l'animazione l'attacco durante la bratta. Quella bratta mi causerà tanti problemi a livello di lock. Andata bene. Allora. Schif. Merda. A sto punto. Però se io provo ad andarci da dietro. Magari. No, il cazzo. Ha capito comunque. Vabbè. Facciamo finta che è andato. Che l'altro colpo è entrato, ecco. Ok, volevo liberarmi di loro. Ora si può effettivamente entrare. Volevo entrare qua perché mi sembra una cosa secondaria. Per come è messa. E sento anche delle creature devastanti. Aia. Col pistola. Oh. Ok, fino a quando è lui. Però dobbiamo colpire. James, dobbiamo colpire il nemico. Importante. Ok, via. Si sentono altri schifi. Ok. Non la vedo però completamente così. Aia. Però forse. No, niente. Scherzavo. Sono l'equilibrio loro. Oh merda. Oh merda. Mi è andata malissimo. Va bene. Ecco, è andata un po'. A schifo. Colpi più siringa, non mi è piaciuta questa combinazione per niente. Sembra un scarafaggio. Oh no, no, mamma mia, basta, dai, colpiscilo. Ok, almeno dai. Non ho dovuto usare armi.
da fuoco. Si pompa. Fra un po' ne ho più. No, ne ho. No, no, più il pompa no, però. Nel senso. Cazzo. T'ho visto. Ok. Scoppia. Ok. Non ho capito tanto questa zona. Poteva essere magari per le risorse. Però se poi usi le risorse per... Ah no, c'è un muro comunque. Dai, piglia sto cazzo di... Ok. Dove sono? Allora. Vabbè, colpi. Ah, ok, era obbligatorio. No, forse... Oddio, obbligatorio. Non credo. Non penso proprio. Obbligatorio. Oppure sono tornato semplicemente... Dove sono? Io non lo sto riuscendo... Non sto riconoscendo la zona. No, che sono uscito da questo lato, ma non era obbligatorio, ok. Aia. Se io riesco ad entrare, eccola. Se io riesco ad entrare e farle un colpo di questi. Ma James! Siamo messi male, James. Ok. Allora, la cosa buona di questo è che non si parano effettivamente. A differenza di questa. Aiuto. Bello. Nelle corna. Mi è piaciuto. Ok. 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 Rischiato lì. Mamma mia. Ancora ne hai? Mamma mia. Vai via. Poi vado a salutare, ci sta tutto qui. Ok. Colpi pompa, d'accordo. Mi auguro di non trovare dei manichini qui dentro. Ancora ce ne sono comunque. Che le se... Cosa ho appena detto, cazzo? Assurdo. Ok. Quello l'avevo appena detto, cioè è incredibile sta cosa. Di pistola. Dai. Ah vabbè, che uno di loro alla fine. Via. Ok. Lo sento ancora. Oh merda. No, non lo facciamo alzare. L'abbiamo fatto alzare. Okay. Stai giù. È pregna di nemici questa zona. Vabbè. Mamma mia. Wake. E se non dovessi inquadrarlo? Tipo, no? Questo discorso così. E io vado tranquillo considerando che vedo che devo andare semplicemente lì. Si può fare, no?
Molto easy, molto tra... Perché me lo deve... Vabbè, l'ho visto il nemico, sì. Ah no, ho capito. Era semplicemente l'altro lato. Ok. Va benissimo. Quindi non mi sto perdendo nulla, effettivamente. Almeno. E non sono nemmeno attratti dal suono. Sono attratti proprio dalla luce. Quindi posso correre in fronte. Tranquillamente. Ok, siamo qui. Vivi, più o meno. Penso sia chiuso. Ok, solito scarafoni. E cioè, se vai sotto il camioncino sei in vantaggio, certo. Sembra che un attimo. Sembra li abbia capiti. Dopo 11 ore di gioco, 12 ore di gioco, più o meno sembra di aver capito come combattono. Sono felice. Ok. Lì era il burger. Credo di dover andare al bar. Però aspetta qua. Ok. Colpi, ti vedo. Che è stato? Ah, merda. Dai, non ti temo. Più o meno. Ok. Va bene. Ah, che sta facendo? Animazioni che non entrano né nelle sue né le mie. Va bene, dai. Nello scambio è andata meglio a me. Ok. E i colpi. Penso. Oddio, qui. È da dove ero uscito prima, no? Ok. Il bar, allora. Il bar Eli. Cosa può nascondere? Scopriremo. Un salvataggio, una cosa santa. Il jukebox è rimasto intatto. Il jukebox è una delle poche cose che è rimasta più o meno normale. Ok. Si salva. E si torna a devastare tutto. Ma questo? Ahia. Se vuoi davvero rivedere Mary, ti basterà morire. Ma ho il timore che possiate andare in luoghi diversi, James. Ti basterà morire. Non è un gran. Non è un grande incoraggiamento per incontrarla, non lo so. Questa è chiusa. Questa è chiusa. Qui non c'è niente. Qui. Ok, una bevanda. Dai. E di qua. Via. Ok. C'era lo strisciante. Dai, ti vedo. Non fa tanto il prezioso. Non ti alzare, non ci provare. Ok. Merda! Voleva fottere durante l'animazione. Non ci provare nemmeno. Amico. Bam.
qualche colpo per essere sicuri e si può andare. Vedo qualcosa, colpi di pompa, altri colpi di pompa, ne ho un bel po', ne ho veramente un bel po', quanti ne ho? Beh, 22 in totale, non male. Questa non è notte però, non è quel buio da notte, questo è proprio un buio dato da questa forma di oscurità che c'è, no? E perché credo sia comunque... è l'altra dimensione, infatti se si guardano tutti gli edifici sono sminchiati e corrotti, quindi rappresenta comunque l'altra dimensione. L'esterno, sì, è l'esterno nell'altra dimensione, quindi questo è, effettivamente. Noi finora siamo stati solo negli interni, quindi... Ah! Quindi non si poteva capire. Bastardo! Non è che sei più furbo degli altri, te? Che stronzo, però nemmeno James lo vedo tanto. Ok, non ho capito. Qua ci muoio? No, ok, però... Per un attimo... Ho temuto il peggio. Sti ring che volevo evitare, ma d'accordo. Si può solo entrare qui dentro. Ok. C'è stato un salvataggio, meno male. Colpi di pompa e bevande. Ehi là. Ah, così proprio me lo dici, signorina. Ha preso la... Si è fatta avanti lei. Ok. Tanto non pensavo lo potessero fare. Invece possono. Ok, così. Sento un telefono in lontananza suonare. Cos'è? Ok. Credo ce ne sia più di una. Guarda, l'ho visto. Puttana. No, questa è brutta. Questa è brutta. Questa è una brutta situazione. Questa è una brutta merda di situazione. Twitcha. Lo devi colpire però, James. Lo devi colpire. Lo devi colpire il manichino. Va bene. Si riparte da qui consapevoli che... Che c'è un po' di... ci sono un po' di brutte situazioni lì dentro. Allora, intanto so già che arriva la signorina. Da qua. Infatti. Diciamo che prima è andata molto meglio. Ammazzami perché mi dà molto fastidio quello che è appena successo. Quindi fammi fuori e ricarico. Ok. A me ste stronzate danno anche abbastanza fastidio, va bene. Allora, quindi... Di nuovo i colpi. Di nuovo la bevanda. La signorina di nuovo. Ma come cazzo è possibile che la mira sentita a volte funziona e a volte non... Uffa. Boh, d'accordo. Non mi è tanto piaciuta sta cosa, però va bene. Me la prendo per com'è andata. E qui devo fare comunque bordello, perché c'è un ammucchio di merda. Ma cazzo, però, porca puttana, io vorrei anche dire... Devo aprire bomba, mi fatti usare. Va bene così. C'è altro? Ma sembrerebbe esserci altro, perché ancora sento... Forse uno scarafaggio? Sì.
E c'è un telefono. Sì, si sente. Più vicino. Però prima, ok, colpi. Si esce da qua. Qui che c'è? Che fa? Rispondiamo? E rispondiamo. Hello? Hello? Anyone there? Non sembra. Hanno perculato James. O forse sei un idiota. Ah, vabbè, proprio parte così. Ah, grazie. La verità spesso inganna la gente. Dovresti saperlo. La chiave è nel parco, ai piedi della donna che prega. La chiave aprirà il cancello. La chiave scatenerà l'abisso. Ma non è tanto rassicurante. Cioè, si va sempre. Sembra si vada sempre di male in peggio a livello proprio. Non lo so. Va bene. Dove sono io in tutto questo? Lettere chiave. Lettere chiave? Chiave? Ma chiave nel senso che parla della chiave? No. Ah, no, c'è una chiave. Ah, una chiave inglese, proprio una chiave. Ah, va bene. Va bene, ok. Quindi. Sconti, 50%. Però, se non ti dispiace la bevanda salutare, la prendo for free. Grazie. Allora, qui si può entrare. Comunque tanti nemici, veramente tanti. Non pensavo. È una zona ad alta densità. Va bene. Altra bevanda. Ok. Questo è chiuso. Allora, colpi. E qui. Ah, il ristorante. Che è chiuso, però penso ci si possa entrare da... No, sti cazzi, stavo scherzando. Le macchine potrebbero nascondere colpi e robette varie. Qua niente. Il parco è là, sì. E praticamente mi sono rifatto Silent Hill per intera di nuovo, a piedi, però nell'altra dimensione. Ok. E ora questa si apre, questa è quella, questa me la ricordo all'inizio del gioco, era la porta che compare nel buio e si apre sugli incubi, ora perché effettivamente siamo, esatto, ed è aperta. Ok.
Cosa? Sentivo sospirare. Salviamo. Ok. Galleria. Ok. E dentro. Mamma mia. Location di ben in meglio, eh? Ce le scegliamo, James. C'è una mappa di questa... Ancora sì. Qua, di nuovo, non si vede nulla, buio. Pesto, pesto. Pesto. Pesto, 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 pesto. In che senso? Cosa mi vuoi dire? No, 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 fa scherzi via. Che è sta situazione? Ah, proprio così me li butti, ma che cosa? Fate la corsa, James. Ok. Sembra averli seminati. Questo è il parco. No, stavo scherzando. Sì, è il parco. No, non è il parco, stavo scherzando. No, ok, l'altro lato. Questo è il parco, ok. È quello che si vedeva dagli appartamenti, ricordo. Ok. Questo è il parco. Allora. Ok. I cessi, sempre chiusi questi. Vi ricordo che però quelle delle donne, quelli delle donne erano aperti forse. Madonna, ma veramente non si vede nulla. Poi c'è questa forma di... Penso si percepisca anche nella live, poi. Di foschia, di... Quasi di... Sì. Sì, sì, di foschia a tutti gli effetti. Mary. Angela, scusate. Oh. Per un attimo ho... Hey. Avuto un... momento. Are you feeling better? Non la vedi sta una favola. This place is different from what I remember. I guess things never really stay the same, do they? No. I guess not. I don't think she's here anymore, James. Who? My mama. She doesn't... She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? E si vede una Pasqua. Oh, yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? We
stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Okay. Oh, you didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Che cosa? Che succede? Please. You shouldn't be here. Capito? Angela, it's okay. No, don't touch me! Scappata. Tutti i personaggi che finora si sono incontrati particolari. Un po' come James, cioè certo, comunque non bisogna dirlo. Il mio paziente l'ha sepolta qui. Io sapevo, ma non ho fatto niente. Mi ha messa a disagio avere una cosa simile vicino. Non cercavo la verità. Cercavo la pace. Ho visto anch'io quella cosa. Ho cercato di fuggire, ma la vecchia società era chiusa. Nessuno osa avvicinarsi a quel posto. Ora ti offro la chiave. Se ancora intendi proseguire, James... Pregherò il Signore perché abbia misericordia della tua anima, quindi è qualcuno che parla direttamente comunque a James. Chiave della società storica, mi ricordo il posto. Ok. Quindi comunque qualcuno direttamente collegato a James, che comunque ha seguito James in tutto questo marasma di disperazione, ecco, in qualche modo. Ok, Rosewater Park, l'altra uscita, dovrebbe essere questa. Mi ricordo il camioncino dei gelati, il carretto dei gelati. Quindi... Oddio, la società storica. Eccola. Oddio, dovrebbe essere sinistra. No, questo lato, giusto, destra. Via. Proprio tutto morto, tutto silenzioso, tutto andato. Dovremmo esserci, penso. Sì, siamo vicini. Teoricamente è questo. Ok. E via. Dentro. Ok, si salva.
Frattempo qua controllo un attimo. Ok. Allora. E qui è una zona completamente, questa società storica è un posto completamente nuovo, quindi vediamo con calma. Chiusa, chiusa. Chiusa che però dovrebbe essere l'altro lato, ok. Piccola baronessa, il viaggio inaugurale del 1916, un Titanic 2.0, ok. Qua, telescopio. La signora della luce, l'inaugurazione di una delle due statue che ricordano la leggenda del luogo. Ok. Luogo apparentemente non... Che cazzo? Ma... Giornata nebbiosa, resti del giudizio. C'è Pyramid Head e c'è c'è un quadro con Pyramid Head e labbra di carne. Va bene. Titolo sconosciuto, autore sconosciuto. Miniera di carbone di Wills, nata intorno al 1850, rimase in funzione fino ai primi del Novecento. La miniera svolse un ruolo fondamentale nella rinascita di Silent Hill. Okay. E qui manca davanti al lago Allen Smith, date di nascita e morte sconosciute. Una raffigurazione del territorio della regione. Dallo stile si evince che è stato dipinto intorno. Quale stile? Lo stile dell'astrattismo? Quale stile? Dipinto intorno agli anni 20 del 1800, quando la regione era molto meno popolata, le infrastrutture scarse. Mi piace davvero lo stile, soprattutto. Fondatori della società storica di Silent Hill. Non si riconoscono bene in viso, un po' sfigurati, un po'... Oh, Madonna. Allora, tra le leggende del posto c'è quella della Signora della Luce. Narra di una donna che fu accusata e dichiarata colpevole di stregoneria. Per punizione fu portata su un'isoletta del lago, una minuscola striscia di terreno rocciosa, senza cibo né riparo. Lì sarebbe dovuta morire di una morte lenta e straziante, soccombendo al freddo e alla fame. Tuttavia, all'insaputa degli altri abitanti della città, c'era tra loro un giovanotto che, dopo aver posato lo sguardo sui suoi occhi splendenti e incantevoli come la luna di mezz'estate, le aveva giurato amore eterno. Quando fu accusata, ingiustamente, egli credeva, giurò che non avrebbe mai permesso che subisse un simile destino. Aspettando un'occasione per fuggire con la sua amata, ogni notte usciva di nascosto e attraversava il lago remando, portandole cibo e coperte per tenerla al caldo. Bravo ragazzo. E ogni notte la donna rimaneva lì, sulla riva, con in mano una candela accesa, per aiutarlo a trovare la strada. Ma poi una notte, in cui nel cielo non c'era nemmeno una nuvola, il giovane partì per la sua scappatella notturna. Scrutava in lontananza, come di consueto, cercando nell'oscurità la luce che l'avrebbe condotto dalla sua amata. Quella notte, tuttavia, la luna splendeva più intensamente di qualsiasi candela. Ingannato dal riflesso della luce nell'acqua, il giovane finì per sbagliare strada. Ecco, remò e remò, seguendo la luce riflessa, sperando disperatamente di poterla raggiungere. Era talmente ipnotizzato da quella luce illusoria che non badava né alle braccia indolenzite né all'affanno che aveva nel respirare. Quando la barca infine si ribaltò, l'uomo era ormai così esausto e le sue braccia così indebolite dopo aver remato, che non fu in grado di tornare a riva.
L'acqua divenne dunque la sua tomba. Poraccio! Sebbene fosse rimasta sola, la donna sull'isola non perse mai la speranza. Continuò a uscire di notte e ad accendere la candela. Secondo la leggenda, chi è in cerca del vero amore può ancora vedere la luce della signora sulle acque del lago, che brilla per ricondurre a casa il suo amato. Benché la leggenda sia stata concepita come una metafora e un ammonimento, si può affermare che sia in parte basata sulla realtà. Nell'area ci sono state infatti diverse persecuzioni religiose, come quella di Wanchers Forces, come quella di cosa? Buh, si saprà mai. Intanto mi si stavano stanno sfarfallando gli occhi. Allora, ospedale di Brookhaven, 1880. Questo ospedale fu costruito per far fronte a una grande pestilenza che seguì un'ondata di immigrazione in questa zona. Originariamente era poco più che una baracca, ma divenne col tempo un'istituzione medica a tutti gli effetti. Ok. Nome raschiato illeggibile, ex direttore dell'ospedale di Brookhaven. Simpatico omuncolo. Ok. E qui, là. Ok. Particolare come quadro. Allora, qua una pila di libri, una libreria. E si scende. Ahia. Oddio. Dov'è che si scende? Parecchio lunga, come discesa. All'inferno sto andando. Dove? Tra l'altro il suono si inserisce. Ok. Ma ha una fine? Oppure no? Mi viene un dubbio. Oddio, e penso abbia una fine. Poi che cos'è sta tromba in sottofondo che tromba? Ah, minchia, è finita, ok. Porca miseria. Allora, e dove siamo? Non c'è una mappa. Sono nuova. 11 settembre 1820, prigioniero numero C221. C'era scritto qualcosa? Toluca Prison, prigione di Toluca. Prigione di Toluca. Aia. È una prigione, sì. È la prigione di Toluca. Comunque è abbastanza particolare il modo. Merda, subito così me lo dici. Non vedo una minchia. Ah, ok. Ma quando si tratta di loro, va bene. No, cazzo. Brutto quel colpo. Non lo volevo. Beh, particolare il modo di arrivarci. Non credo si tratti di quello reale, perché dover scendere all'inferno praticamente siamo scesi, quindi non, insomma, poi dalla società storica, non lo so, un modo un po' particolare, ecco. Oh cazzo, ma sempre più buio? Sempre più buio? Ma possibile? Porca miseria. Oh merda. Questo è quello che... Salta, sei rincoglionito, aspetta. Questo è quello che si vedeva nel quadro. Comunque lui salta, cioè, ma James è andato completamente. Ok, colpi. Altri quadri. Banchetto rosso e bianco per gli dèi. Ok, ma si può toccare? Ah, non legge, ok. Ah, morte per infilzamento. Una sentenza di morte nella prigione.
Morte per infilzamento o strangolamento. La scelta della prima morte è l'ultima prerogativa del condannato. Ma non credo che normalmente esista una pena di morte di quel tipo. Campo di prigionia di Toluca, costruito nel 1862, ospitò i prigionieri nel corso della guerra civile americana. Divenne la prigione di Toluca nel 1866. Ok. Posto tranquillo comunque, sì. Ma io prima di andare... Ah, vabbè, mi sa che devo per forza... Io sono arrivato da qua, giusto? Sì, questa era chiusa. E mi devo lanciare per forza nel buco, quindi. Ok. Che buco sia. Eccolo. E salta. Sì, James. Ah, un attimo di... Ha avuto un attimo di ripensamento. Giù per il tubo! Ai. Ok. Ehi, ma è chiuso? Oppure... No, che okay, questi si rompono. Mi dava l'impressione che si potessero rompere questi. Però ce n'era più di uno. C'è questo. Aspetta, questo. E un altro. Ancora un altro, ok. Tutto questo comunque ancora non ho una mappa della zona. E non solo questi tre spazi. Se vado... Ah no, qua è chiuso, ok. Qua è chiuso. Discussione, pirla. Si va di qua, ok. Giustamente. Allora. Ha salvato. Ah! Mi mancava. La melma. Non mi dire che... Non mi dire che spuntano dal... Spuntano dall'acqua, ok. Ok, via. Boom. Boom. Ok. Yeah, soccombi. Allora. Mi era sembrato di vedere... No, ok. Però senza una mappa non è un po' particolare come esplorazione? Cos'è questo? Chiave con scrittura... Con scrittura spirale. Ecco. No. Oh madonna. Che schifo. No. Oh cazzo. E il codice? Merda. Aia! C'è un piccolo problema. Qual è il codice? Ma cazzo! Mi dire che devo provare a caso, ma che seriamente? Ma dai, ma che stronzata! Io mi baso più che altro su quelle che sono le macchie di sa... Ma sfaglio di puttana! Ok. E c'è un numero di tentativi prima che mandino le blatte, va bene. Allora, 6... 1, 7, no. Cazzo, ma nemmeno il tempo. Oh, che stronzata però. Ok. Ho provato... 1, 7, 6. 1, 7, 5.
7, 1, 4, 5, 6. E credo realmente che sia a caso comunque. Porca merda però. Bestiale però sta roba. Allora, l'otto pure non ho provato tante volte. Ma dai, ma cazzo, ma veramente? A caso? Mamma mia, ma è terribile sta roba. Ma cosa fanno? Si stanno... Non è che magari quelli non provati... E sono io che sono stronzo con... Minchia, non ci credo. Erano quelli non provati. Va bene. Via, via, via. E che cazzo, esci. Vabbè, almeno. Erano quelli non provati. Ok. Chiave con... Aspetta, 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 aspetta. Prima di fare ste robe, ma che cosa sta succedendo? Cioè, io... Questa è chiusa. Ok. Qui... Ci sono stato qui. Ma non si può fare granché. Ok, quindi devo andare per forza là. Ad usare la chiave. Dove cazzo stava? Qui, ok. Ci dobbiamo ributtare? Va bene. Salvataggio. Un attimino, una controllatina. Sempre senza avere un minimo di mappa. Comunque io non so. Ok. Cosa sta succedendo effettivamente. Che cos'è? Cazzarò, un attimo, Fon, un attimo. Ain't no big deal. Just put the gun to their head and... Eddie? Oh, hi, James. What happened here? Who was that? I don't know. Just came at me. Okay. So he attacked you. And you shot him. Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you? I thought you said he came at you. Yeah, I mean, I could see it in his eyes. His eyes? He kept looking at me, making fun of me. I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I?
Well, anyway, I better get going. Wait. You're gonna go out there alone? Yeah. Ok, c'è stato un momento telephone, ok, phone. No, nel frattempo comunque ho seguito quel discorso. Eddie, diciamo, vabbè, non è mai stato un soggetto tanto, tanto raccomandabile. Quindi vabbè. Gli ha sparato, va bene, giusto così, giusto così. Quindi, mettiamo. Allora... In base a come siamo messi, a parte che non mi fiderei più di tanto a sto punto di Eddie, in base a come gestisce le situazioni, un po' particolare come soggetto, mettiamola così. Comunque, allora, vediamo un attimo. È una mensa, sembrerebbe essere una mensa almeno. Quindi io direi, vediamo qua. Come siamo combinati? Allora. E questo? Che l'è? Non l'hanno ancora trovato. Dato che aveva la chiave dell'armadietto, supponiamo che uno dei detenuti l'abbia presa. Prendi quella riserva, quella di riserva dal controllo testimoni e tieni il fucile al sicuro prima che lo prenda qualche malintenzionato. Tipo io sarei il malintenzionato? Interessante. Allora. La mappa, grazie. La prigione di Toluca. Ok. Sembra essere una bella... Che se ci sono urla? Che succede? Si sentono urla? Cartucce per carabina. Ok. Quindi ha le sue cartucce. Non è una cosa negativa poter distinguere quelle del pompa da queste a questo punto. Risalviamo. Sì. Ok, e vediamo un attimo, esploriamo per un po', sono, ok, allora, cerchiamo di capire come muoverci, qua è chiuso, ok, Aia, già si sentono situazioni. Questa? Oh merda. È a tempo? È a tempo. Ok. Ha segnato cosa? Bue senza corna. Si devono trovare le corna. Cornax. Ok. Però prima di andare lì... Sembra una zona parecchio elaborata e complessa. Questa cos'è? Una cappella.
Il peso più grande. Il peso più grande. Merda. Merde. No, brutta zona per combatterlo. Ok. Yeah. Yeah. Ok. Allora. Quadri sempre molto allegri, molto... Ok, ci sta. Questo è un confessionale. Sì, beh, una cappella questa, va bene. Ho trovato il peso più grande, che non so a cosa potrebbe onestamente servire in questo momento. Senza un contesto, difficile capire. Cos'è? I prigionieri non provano rimorso, anzi, non si sentono affatto dei criminali. Persino i più sempliciotti cercheranno di nascondersi dallo sguardo del Signore con quelle poche parole che conoscono. Sognano beatamente, da peccatori quali sono, perché per quanto ripugnante e disgustosa possa essere la propria esistenza, la natura umana rimane tale. Come darti torto. Siringa. Qua la cappella ci sta. Qui il confessionale. Che cosa è stato? Questo lato invece è chiuso, quindi in ogni caso devo andare per forza dalla quella che è la parte della prigione. Ok. Vediamo. Allora, che era questo? Ma questo serve esclusivamente a farmi luce per un po' di tempo? Oppure ha un senso? Sento troppi bordelli però. Oh shit. Ok, via. E via, un colpo e via. Io credo più che altro il discorso del farmi luce per poco tempo, perché non mi sembra sortisca altri effetti, non lo so. Oddio, non si vede una minchia comunque. Oh cazzo! Bello, mi è piaciuto questo. Mi è piaciuto davvero. Tronzone che non sei altro, non ci provare più. Ok, quindi bevanda. Perché qui dentro sento suoni? Non mi piace sentirli qui dentro. C'è il morto. Qui altra luce. Se può fare un luce per un po', non è male. Ok. Questa si rompe. Direi rompiamola. Okay. Aia. T'ho visto, eh. No. Ok. Colpi di pompa. Rumori osceni. Cella chiusa. Là dentro c'è uno stronzone. Questa è un'altra di queste porte. È un cinghiale. Che cos'è? Un facocero? Che cos'è? Dove sta? Ah, cinghiale senza occhi. Ok. Questa è chiusa. Aia. Rifamo luce.
quindi si apre a questo punto? Oh merdaccia. Ok. E via. Chi è? Da. Ok. Allora. Colpi della carabina. Uno. Beh. Ma non sia mai che dai più di uno. Colpi. Qua sembra nulla. Un'altra porta. Con però un serpente. Serpente senza testa. Ah, io tornerei un attimino indietro perché ho visto che c'era qualche cella non esplorata. Tipo. Questa è chiusa da questo lato. Però mi sa che c'era entrato dall'altro lato. Ah, questa è dietro di me. Ok. Questa. Ma niente. Questo era il... Ok. E questa? E niente pure. Ok. Allora, considerando la situazione, io direi, per ora, base a come siamo messi, ci si ferma qua, quindi salviamo e si cerca di un attimino poi capire dalla prossima come ci si deve muovere qui dentro, perché sembra bella elaborata come zona. Quindi va bene. Allora, come al solito, da un James che non ha la minima intenzione di guardarvi, come sempre, da l'agendina sempre più rossa, sempre più brilluccicosa che attrae in maniera importante James, da un fulmicotone sempre più rincotonito e rincoglionito, è tutto. Ora vediamo, perché c'è il discorso prossima settimana, devo dare anche la programmazione. Non credo che con Silent Hill ci voglia ancora molto. A sto punto presumo la prossima o quella dopo e si chiude magari. Boh, vediamo, in base a che ritmo si riesce a tenere. E niente, questo. Quindi alla prossima.